Attenzione, siamo arrivati a metà serie. Ci sono ancora tre criminali al giro. Sikorsky è in casa di Kosue e Baki ancora ne è ignaro. Partiranno altre offese a Baki? Spoiler alert. Yes. Tra l'altro ho fatto un errore madornale nello scorso episodio. Volevo fare una reference a Jeffrey Dahmer e invece ho scazzato il numero dell'appartamento. Bene, la rifaccio ora allora. Camera 343, meno male non 213. Ottimo, ora sono contento, possiamo partire. Sikorsky vuole stuprare, vuole ammazzare, vuole rapire Kosue. Ma perché? Non per i primi motivi che vengono in mente a voi sporcaccioni, ma perché vuole giocare a schiaccia la talpa con la testa di Baki. Così lo sveglia anche, ci starebbe, eh. Perciò avverte Kosue di non fare rumore. Baki in tutto questo, boh, non si sa dove è finito, andato a cacciare le farfalle, boh. Ma Kosue ha piena fiducia in lui. Sicura di volerla dare? Cioè, te fa vedere un paio di clip che ti fanno venire i brividi, eh? Anche te, Sikorsky, ti passerà la voglia di lottarci. Ok, quindi non deve urlare. Oh, bentornato fra di noi! Un applauso, prego! E gli dice di andarsene. Andarsene. Cioè, io non posso prenderlo sul serio, sto qui. Cioè, finalmente, da passare una notte con le... Cioè, poi scopa... Ma con la costante paura che questo qui entri e ti tagli il pipo. Raccapricciante. Sikorsky ha dei dubbi su Baki. Non crede che sia l'uomo più forte del mondo. E lo capisco. Anche se... Mammina assiste a tutto questo. Col cazzo che riesci con cose traumatizzati a vita. Venire fin qui è stato un errore colossale e ora te ne pentirai. Baki vuole farla finita, ma quando esce fuori Sikorsky non c'è più. Stanno per partire, eh. Ci siamo, ci siamo. Look at this dude. Wait till you see the... Sikorsky ha rapito Kosue. Campione del mondo. Guarda, questa è la faccia della delusione. Fammi cambiare aria, va, via, 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 tornerò da te quando avrai trombato. E ci spostiamo dalla polizia metropolitana. I pezzi più grossi si sono riuniti per trovare una soluzione al problema dei criminali. Abbiamo occhi troppo distanti, commissario della giustizia, un negro, il vice procuratore generale, Sikorsky da vecchio, direttore dell'FBI, un maiale, giudice supremo, il dottore dell'episodio 1 resuscitato, ex agente del KGB, Sonoda. Sonoda chiede disperatamente aiuto perché non ce la fa, cioè chiacchiera tanto. Il nostro dipartimento vanta il maggior numero di arresti del mondo, ma contro di loro non c'è verso di far nulla. Ne hanno in custodia due, ma a buscio di culo, perché ne avete fatto un cazzo. Senti, ma non è che voi in Arizona avete la soluzione? Una soluzione grossa, una soluzione muscolosa, una soluzione che si allena trascinando elicotteri. Mi sbaglio? E viene fuori il nome di Oliver, il miglior personaggio dell'anime. Ma perché i miei personaggi preferiti sono sempre dei neri? Nonostante sia condannato, è libero di entrare e uscire quando vuole. Sembra un indovinello. Sta in prigione, ma esce quando vuole. È un criminale, ma lavora con la polizia. È un umano, ma viene fottutamente seguito da un satellite nello spazio 24 ore su 24. Però lui non è molto d'accordo nell'usare Oliver. Ma le sembra giusto che la polizia usi un criminale per sé? Considerando che la vostra utilità è pari a quella di Sakura nello scontro con Pain, anzi in qualsiasi scontro. Perciò tappate sta fogna e fatemi andare dal più elegante, il più maestoso, il più muscoloso. Insomma, andiamo da Oliver, dai. E a chi tocca andarci? A Sonoda! Pronto per un viaggio mistico? Appena arrivato incontra Holtz, che sembra l'agente del KGB di poco fa. Sono tutti uguali. Lui è il capo delle guardie della prigione d'Arizona e sarà colui che accompagnerà Sonoda dal mitico, fantastico, sì, insomma, da Oliver. Sonoda diventa scontroso. Non sono qui in vacanza. Dicono che gli americani non amino fare gli straordinari. Oh, che c'hai contro il mio amico Holtz? Poverino, non può manco considerarsi il capo di questa prigione perché a comandare è né lui ma Oliver. Anche perché, beh... Oliver ha ordinato a loro di prendere Sonoda. Già. Siamo arrivati. Guardate ma bellina che è sta prigione. Geometrica direi. Entrando dentro vediamo la peggio merda dell'umanità, suppongo. Occhi neri, uragami da parasite biondo, uno che ha assistito al disastro di Gubbio e una povera piccola anima depressa. Guardate quanto è triste. Poi se ti avvicini finisci nella sua padella, tempo 3 secondi. Da qui Sonoda proseguirà da solo. Holtz ha paura per caso? No, gliel'ha chiesto
Ordinato Oliver. E si aprono le porte del paradiso. Statue greche, moquette, quadri. Siamo finiti al Louvre? No, siamo nel corridoio di Biscuit Oliver. Sonoda si avvicina alla porta, ma prima di aprirla una voce lancia un incantesimo. Airitamare. No, è soltanto avanti in giapponese. E Sonoda apre la porta per entrare dove? Nella stanza di Biscuit Oliver. È grasso. Ma sei imbecille? Come fai a confondere questa carne con del grasso? Ok, lo ammetto, la prima volta che lo vidi lo scambiai anche io per un obeso. Sono imbecille anch'io, dai. E gli porge la mano. Che cazzo ti è successo? È finito il budget dei animatori? E Sonoda comincia a capire perché Oliver che comanda qui. Da cosa lo deduci, Sonoda? Dal collo inesistente o dal braccio grosso quanto il tuo torace? E apre il frigorifero. Ma il frigorifero di chi? Di Beast! Gli è permesso bere alcol. Ma tra tutte le cose non capisco perché ti sorprendi per questo, Sonoda. Si beve lo champagne. Ma lo champagne di chi? No, vabbè, dai, smetto. Per ora. E inizia la conversazione tra i due. Oliver ha catturato la maggior parte dei criminali che stanno in questa prigione. Immaginati di stare nella stessa prigione di chi ti ha catturato e di essere anche costretto a dipingere un muro in suo onore. A questo ci arriviamo dopo, eh. Ed è grazie alla sua performance da cacciatore di taglie che può vivere in un lusso simile, oltre al fatto che potrebbe stritolare qualsiasi cosa che respiri qua dentro senza troppi problemi, ma dettagli. Ma la conversazione viene interrotta da una telefonata. Sì, Oliver c'ha anche il telefono, sono da non ti meravigliare. C'è del lavoro per Oliver. E così partono in elicottero tutte e due. Ma prima possiamo ammirare quest'opera d'arte così raffinata, creata dai migliori artisti prigionieri di questo posto. Vorrei evidenziare come Oliver si pavoneggia da perfetto leader, un leader che porterà in alto i suoi seguaci. Vabbè, dai, andiamo da Jeff, va. Helicopter, helicopter! C'è un palazzo tutto esploso. Cos'è successo? Una persona, una sola, sì, ha fatto esplodere tutto. È una rapina o un attentato terroristico? No, è Jeff. Bezos? Dahmer? No, no, il tizio che ti cucina in padella è rimasto in Arizona. Jeff Markson, un ex poliziotto. Ok, momento spiegazione. Jeff era un poliziotto corrotto, un classico, no? Tempenni intensifies. E cosa faceva di male? Guadagnava dei soldini insieme ai spaccini. Sai, no, quelli che trovi alla stazione. I neri. Un giorno però arrivò Oliver e vabbè. Macinato di Jeff, insomma, avete capito. Oliver entra, sale le scale, ammira i cadaveri e incontra Jeff. Jeff versus Oliver. Ovviamente Jeff vuole vendicarsi. Jeff verrà usato soltanto per mostrarci la forza di Oliver? Assolutamente sì. E la prima cosa che fa è ordinargli di spogliarsi. Jeff, che tipo di vendetta vuoi? Vuoi dominarlo? Oddio, no, che schifo, che scena orrenda che mi sono immaginato, raga, no? Vado a castigarmi per i miei pensieri impuri, arrivederci. Jeff, sai chi mi ricordi? Mi ricordi John Kramer, con qualche cicatrice in più, però insomma lui. Jeff, ho una brutta notizia per te. Non le hai fatto una sega quando i muscoli riescono a fermare proiettili. Ebbene sì, Oliver soffre solo una piccola perdita di sangue. Niente di che considerando i suoi 134 litri di sangue nel corpo. E sputa i proiettili dal corpo alla Goto di Parasite. E siamo già a due reference di Parasite, eh. Bell'anime anche quello, consigliatissimo. Ma Jeff ha un piano B. Adesso sto per tirare fuori una katana con cui ti trafiggerò il cuore. Ma se non mangerai più bistecchi mi consegnerò la polizia. In tutta la tua vita hai consumato allevamenti interi di bovini e suini per mantenere i tuoi muscoli, ignorando tutte le povere anime affamate in Africa. È il momento della redenzione, Oliver. A te la scelta. Vivere o morire. Ma Oliver schiva! Ma Jeff aveva previsto anche questo e... Jeff, ho un'altra brutta notizia per te. Oliver ha un impiantino in metallo che gli protegge il cuore. Non so perché. I personaggi di Bucky non sono contenti se non hanno qualche oggetto in corpo. Però ce l'ha, mi dispiace Jeff. Hai visto One Punch Man? Hai visto che fine fanno le vittime di Saitama? Game over. Immaginati prepararti per anni a un combattimento e portare solo un fucile e una katana.